Dio, chi vince ancora, ribatte, vi deve entrare in testa questo fervore. E poi, guardate che, volevo dire, qualsiasi cosa succede, io voglio anche fare una cosa sulle donne. Le donne del Risorgimento, quelle che hanno fatto, a parte la Contessa di Castiglione, la Trivulzio di Belgioioso, sapete, c'è la Trivulzio di Belgioioso, ha fatto delle cose a sue spese, portava dei battaglioni da Napoli a Milano per combattere, per liberare i milanesi. Non lo potete sapere cosa hanno fatto le donne. Le donne, la Trivulzio di Belgioioso è la Certosa di Parma di Stendhal, uno dei più grandi romanzi di tutti, è lei. È ispirato a lei, Hayez l'ha dipinta, donne proprio che hanno combattuto per noi, perso proprio la Blondel, e ora la Paolucci, Anita Garibaldi, morta incinta a seguito del suo marito per andare a Venezia, scappando da nemici, una donna memorabile, Anita Ibeira da Silva, una donna memorabile. Poi ci sono tutte le donne, la Blondel, ripeto, tutte quelle che avevano fatto dei circoli, le madri si scrivevano, se vedete un ragazzo così è mio figlio, erano dei circoli, ditegli che la sua mamma gli vuol bene, cercavano i figli, i mariti, i fratelli, in questa, era una cosa straordinaria e non hanno avuto mai diritti, prima di avere un diritto queste donne, sapete che il voto le donne l'hanno avuto nel 1946, pensate un po' che roba, nel 46, e la prima donna ministro è stata la nostra Tina Anselmi nel 1976, ministro del lavoro, una donna memorabile, vero, ministro della Repubblica, alla quale mando un saluto, democristiana, cattolica, ha fatto la resistenza, una donna spettacolare, queste sono donne alle quali proprio, alle quali bisogna volergli bene. Allora, Ordia, dall'Alpe a Sicilia, sentite, ora c'ha sei versi che fa tutta la storia d'Italia, la grandezza della poesia, con un romanzo ci vorrebbero 20 pagine, fa un volo sopra l'Italia, sta a sentire. Dall'Alpe a Sicilia, dovunque è legnano, ognuon di ferruccio ha il cuore alla mano, i bimbi d'Italia si chiaman balilla, il suono ogni squilla, i vespri suonò. Ora, vedete che vuol dire questa cosa? Ma allora le conoscevano, è proprio una storia d'Italia, di tutte le zone d'Italia oppresse e sventrate dagli stranieri, sventrate da, proprio da dei mercenari. Dall'Alpe a Sicilia, dovunque è legnano, legnano, Pontida, Alberto da Giussano, Umberto, allora, legnano, lui ci dice che anche un pezzo piccolo dell'Italia è tutta l'Italia, loro ci sono morti per queste cose qua, ma è una cosa memorabile, guardate, ovunque è legnano, legnano, cioè, il Carroccio, quando ci fecero, come si chiama, quando fecero la contro Federico Barbarossa, no? Insomma, è memorabile quella cosa là, contro Federico si misero tutti i comuni, Milano, Cremona, Brescia, Bergamo, e fecero la Lega Lombarda. Per fare questa Lega Lombarda c'era la Compagnia della Morte e il Carroccio, che avevano giurato fedeltà fino alla morte, insomma, distrussero Federico Barbarossa, gli toccò, disarcionato, scappò via a piedi, quest'unione insieme, e lui parte da Legnano, che è vicino a Milano, no, a Busto Arsizio, Legnano che è Alberto da Giussano, è dentro l'inno di Mameli, Legnano, dentro all'inno, ogni volta ora che voi direte Legnano, potete sventolare il tricolore perché fa parte dell'inno di Mameli, una cosa nazionale, una cosa bellissima. Allora, ognuon di ferruccio, un omaggio, dice, non facciamo festa durante la cosa, andiamo a scuola. Ma se si va a scuola, dice, si studia il Risorgimento, ma se non ci va, vai, ti chiedi, perché non sono a scuola? Perché? Allora rimbomba, dice il poeta, assenza, più acuta presenza, Perché non sono a scuola? Dice, perché oggi è la festa della tua mamma, dell'Italia, quella di dove, dell'Italia. Fateglielo sentire che c'è una cosa bellissima questa. Allora dice, ognuon di ferruccio, dopo Legnano, che nel 1186, pensate un po', invece Ferruccio e Francesco Ferrucci a Firenze, Carlo V, questi erano i tedeschi. Tedeschi che avevano tutto il nord dell'Italia. Qui siamo in Toscana dove ci sono gli spagnoli. Ma dappertutto continuamente c'è questa o de Francia o de Spagna purché se magna, frasi orrende. Beh, c'è una cosa tremenda. Questi spagnoli hanno assediato Firenze, la Repubblica Fiorentina, libera. Abbiamo inventato noi la libertà dei comuni, non c'era nel mondo. Nel 1100-1200 i comuni liberi l'abbiamo inventati noi. Allora la Repubblica Fiorentina, assediata da Carlo V dagli spagnoli, facendo sopravviventi, Francesco Ferrucci, nobilissimo, li stava ammazzando tutti finché fu aggredito a Gavinano da Maramaldo, l'avete sentito dire, un atto maramaldesco, è l'uomo più vile del mondo, perché Francesco Ferrucci era ferito a un ginocchio, 3 giorni di viaggio, aveva la malaria, aveva la febbre, è ferito e lui lo raggiunse Maramaldo al soldo degli spagnoli, mercenario, italiano ma venduto,
lo prese e lo ammazzò. Prima di ammazzare c'è la famosa frase di Francesco Ferrucci che gli disse: File, tu uccidi un uomo morto. E lui gliene fregò niente, e ta, mortacci tu, e andò via. Se ne andò, tra me, un essere orrendo. Ma dopo gli andò male, perché quella signora Aldo Brandini, una famiglia nobile, vero, di Aldo Brandini, venne invitata a un ballo da Maramaldo, e lei davanti a tutti disse: niuna che abbia un minimo di contegno ballerebbe con un verme come voi. E venne fatto un applauso tremendo, e lui insomma finì una vita nel disordine. Allora, Francesco Ferrucci. I bimbi d'Italia si chiamano Balilla. Genova, un'altra volta la Liguria, quello nel 1700. A Genova chi c'era? A Genova c'erano tutti gli asburgici, sempre quei popoli francesi, tutti gli asburgici, che sapete che facevano? Violentavano tutti, c'erano cioè, unelle condizioni di vita tremende, non li sopportavano più. A un certo punto, un giorno, gli andò dei cannoni nel fango e frustavano dei genovesi per aiutarselo a tirarli fuori per bombardare loro. Allora un bambino, un ragazzino di 14 anni, che si chiamava appunto Balilla di soprannome, prese un sasso e a letto disse: Calinze, che vuol dire che comincio, e tirò il sasso. Da quel sasso venne una scintilla memorabile, tutto il popolo, li spappolarono, basta, una cosa impressionante. Genova fu a Portoria. Poi durante il ventennio gli è stato messo la camicia nera, ognuno poi usa le cose come vuole, diciamo così, a Balilla. Però questo ragazzino, vedete come lo usa lui, si chiama Balilla. Il suon d'ogni squilla ai vespri suonò. I vespri addirittura nel 1282 a Palermo. Qui chi c'è stavolta a Palermo? I francesi. Ma guardate una cosa, i francesi, gli angioini, soprusi, una cosa tremenda. A un certo punto, mentre entravano in chiesa, uno dei francesi perquisì una donna per vedere se era armata, ma la tastava un po' troppo, le donne sono sempre pericolose. Il marito della donna levò la spada a lui e lo uccise. La scintilla che fece traboccare il vaso, li spappolarono anche là, tutti, e le campane di Palermo suonarono, lo nomina Dante nell'ottavo del paradiso, vero, la mala signoria, e poi i vespi, insomma, Verdi, hanno fatto le musiche, c'è una cosa, insomma, l'hanno musicato. Allora, e questo è un episodio, e per riconoscere i francesi, perché poi gli italiani quando si arrabbiano, insomma, diventano, non è che sono, insomma, quando è troppo è troppo, gli facevano vedere dei ceci ai francesi, che in siciliano si dice ciciri, e dice: che sono questi? Non lo sapete? Sì, da questo ciciri riconoscevano i francesi. Insomma, fu la fine, diciamo, del regno angioino in Sicilia. L'ultimo verso dice: allora, son giunchi che piegano le spade vendute, già l'aquila d'Austria le penne ha perdute, il sangue d'Italia e il sangue polacco bevè col cosacco, ma il cor le bruciò. Questo narra che le spade vendute, i mercenari dell'Austria, che erano gli austriaci, erano quelli che erano in quel, il Piemonte l'aveva censurato perché erano anche formalmente in quel tempo ancora alleati, e le penne ha perdute, il sangue d'Italia e il sangue polacco, perché l'Austria, alleata con la Russia, smembrò la Polonia, la dilaniò. Orrendo, quello che hanno fatto in Polonia i russi con i polacchi, la storia è una tragedia, che bever col cosacco, ma il cuore le bruciò, perché, diciamo così, no, questo non è un guadagno quello che hanno fatto, infatti stanno perdendo, stanno andando giù. Allora, quelli, stringiamoci a corte, l'Italia camò. Ora vi volevo dire che queste sono le parole che con poco tempo a disposizione, ma con un fervore e con un amore, ve l'ho fatto impressionante. Aspetta, no, sono tre parole. Io mi voglio permettere, e poi vi saluto perché mi sono preso troppo tempo, ma davvero vi ringrazio di questa felicità che avete dato a me. Vorrei che voi foste felici, lo dico a tutti, perché viviamo in un paese memorabile. E allora lo dico proprio, siate felici, e se qualche volta la felicità si scorda di voi, voi non vi scordate della felicità. Questo tenetelo sempre a mente, e per essere felici spesso per essere felici, anzi, deve bastare poco, non deve essere cara felicità, se è cara non è di buona qualità, ricordiamoci, cioè, ecco, semplici cose. E ora io vi voglio dire, tutti questi ragazzi, non potete sapere quanti ne sono morti per noi, ma proprio tanti, pisacane, cioè, ci sono delle storie, ma il risorgimento non è stato fatto dalle classi colte, ma dal popolo. Il risorgimento proprio sono gli italiani, non è l'Italia che ha fatto il risorgimento, è gli italiani che hanno fatto il risorgimento, il risorgimento è stato fatto dall'Italia, e qua mi sono brogliato, però è un momento memorabile, uno dei più grandi della storia, non d'Italia ma del mondo,
è un fatto memorabile quello che è accaduto, quello che è riuscito a fare i nostri, diciamo, i nostri fratelli, come dice, termine generico che indica fratelli e sorelle, naturalmente, no? Ecco, allora io, se voi permettete, come loro hanno imparato a morire per la patria perché noi potessimo vivere per la patria. Questa è una cosa impressionante. Ci hanno insegnato questo. Allora voi, l'inno di Mameli, mi è venuto in mente una cosa ora lì per lì. L'inno di Mameli è stato fatto in tante esecuzioni. Io vorrei fare con una piccola narrazione. Voi immaginate un ragazzo di quell'epoca là, di 26, 25 anni, che magari di notte sta lì sul campo e ha imparato quest'inno, perché trascinava, come tutte le cose dell'arte, della poesia, trascinano dove nessun'altra cosa trascina, e se lo canta da solo, pensando che non è che, diciamo così, che protegge la terra dei suoi padri, ma tutela la terra dei suoi figli. Per affatto, e quasi sorridendo, sapendo che il giorno dopo può essere l'ultimo, che può veramente morire. Quando dice siamo pronti alla morte, non lo dicono per dire, erano pronti veramente, ma hanno dato la morte perché noi vivessimo senza queste, senza la morte. Ecco. Allora io vorrei far immaginare un ragazzo che se lo canta, me lo sono immaginato per me, a volte ho pensato, che uno a casa, tornando a casa, ve lo vorrei eseguire, io non sono un cantante, mi gioco tutto. Di notte, se mettete un po' di luci, come un pochino uno che si è trovato da solo, un ragazzo giovane, proprio intriso di gioventù, immaginate proprio la gioventù di un ragazzo, che ha appena imparato questa canzone da solo, senza nessuno suo strumento, se la ripassa da sé pensando al futuro che siamo noi. E questa canzone lui l'avrebbe fatta così. Fratelli d'Italia, l'Italia sed desta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma, che Dio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dov'è la vittoria, le porga la chioma, che schiava di Roma e Dio la creò. Strigiamci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Strigiamci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Amor.